Avrete notato anche un giovanotto alla chitarra che è un informalissimo direttore d'orchestra di questa fantastica band che farebbe invidia a qualsiasi musicista della terra. Sono fantastici, hanno provato un centinaio di canzoni per 3 puntate, alcune chissà ce le suoneremo noi e voi non le sentirete, perché ovviamente tra De André, Dalla e Battisti di canzoni ne... E lì scusa, ma fanno un puntello con questa batteria. Scusate, buonasera. Sono mortificato. Sono mortificato, ma siccome sto provando 3 commedie nello studio accanto, si sentono un burdello esagerato, non si può fare. No, ma davvero è allucinante. No, ma è bellissimo, è bellissimo. Solo che noi lavoriamo per Rai 2, mo mi rendo conto, Ubi Maior, Minor Cesa di fronte a Rai 1. Però, chi lo sa? No, però a batteria, ma vuoi fare? Guarda, fa motociclette. Ma che. Oh! Ma che da partire un camion, andate che la motocicletta, è assurdo. L'arrangiamento, il maestro. È assurdo, scusate ragazzi, no, scusate, ma pure la chitarra elettrica, tu sei la chitarra elettrica, tu? E ma tu che stetà, a che stetà fai su? Ma dico io, ma ti pare normale? C'è la barba bianca, comunque scusate l'interruzione, tanto poi tagliate, no? Ho incontrato Ornella qua fuori, ma è che tagliate. Saremmo in diretta, sì. Altri che non c'è problema. Se vuoi nominare qualche parte del corpo a tua scelta. Ma quanto siete belli! Oh! Grazie, scusate, però è vero che sto provando accanto. Tre commedie teatrali che vanno in onda l'11, il 18 e il 25 dicembre a Natale, insieme. Insieme. Ma qui, proprio qui. Io mi rendo conto di aver disturbato. Una pausa mensa, queste di trasmissione. Ho capito, ma finché avete. All'inizio non era così. I primi pezzi che avete fatto erano tranquilli. C'era qualcuno che. Io rispetto Lucio Battisti con un amore sconfiato, pure per Mogol. Ma c'è Mogol? Eccolo lì. C'è sta. È l'unico che non si sente, è fantastico. Come posso avvicinarmi? Mamma mia, minchino. Grazie. Premio Nobel per la letteratura, grazie, davvero grazie. Minchino. Grazie, minchino. Grazie. Posso grazie. Dire che grazie. Lei secondo me. Grazie. Secondo me lei vive in un condominio, eh? Non ha mai avuto problemi con condominio. Prendo in parola, ti prendo in parola. No, perché chi sta fanno troppo rumore. Un po' più piano. Io amo il Matino. Se no, la prossima riunione di condominio. Ma chi è che ha cantato prima? Fausto Leale, Fausto Leale. Tiene una canna allucinante. Lo so, Fausto Leale è a rischio. Sì. No, ma è assurdo. Cioè, io non mi aspettavo che ancora. Ma proprio forte. Ma pure tu, tiene una. Dai, insomma. Tu un così, po' più a sigaretta stai. Un po' più chiusi, un po' più introversi. È stata Morgan, però devo dire. Ma il programma. È stata bella risa che l'ho incontrato qua fuori. Hai visto? Mi ha fatto i complimenti, mi ha chiamato Biagio Izzo, è fantastico. Giuro. È quello. Giuro, non sto scherzando. Ha detto che ha parlato con l'estetista oggi, ve lo giuro, 3 minuti fa. Ha detto, guarda, mi ha detto i napoletani, amati dai napoletani, ha detto Biagio Izzo è denuoso. Dico, perché me lo stai dicendo? Biagio, ma chiamate Biagio. Ma chiamate Biagio, che te gli voglio bene, a Biagio, quindi sono contento. Però io sono. Vincenzone no. Ma tu non, già che sei qua, no? No, guardi, io Lucio Battisti, no, veramente lo adoro. Io potrei anche cantare volendo. I Giardini di Marzo. Volete che faccia i Giardini di Marzo? L'avete già fatto. L'ho fatta. E già l'hanno fatti i Giardini di Marzo. Come? Sentivo che. Pensieri e parole? Fatta. No, Fiori di Rosso, Fiori di Marzo. Fiori Rosso, Fiori di Pesco. Già fatta. Già l'ha Arisa, l'amica di Biagio. Già l'ha fatta. Sì. Ma che peccato. Arisa l'ha fatta. Arisa. La tengo a Arisa, guarda. C'è un malaggio segnato, sa cosa. Aspe, mi ritorna in mente. No, dai, non l'abbiamo fatta. Ritorni, Non l'avete fatta? No. Me l'ha già scappato, voglio scusate. Ciao! Ciao! Vincenzo Salem. Ciao, grazie. Fate piano se potete! Ciao! Va bene, intanto parlo.